ringrazio che stai guardando questo video perché vuol dire che ci hai accordato fiducia. Sono toelettatrice, questo è il mio luogo di lavoro, arcobaleno toelettatura. In questo video ti parlerò dell'approccio, approccio che sia in toelettatura sia nelle nostre case a volte risulta un po' difficoltoso col proprio cane, in quanto il cane è un predatore. E nelle operazioni di manipolazione esattamente si comporta come un predatore braccato. Io qua mi infaglio un cagnolino che ha paura, adesso ti faccio vedere come lo prendo. Sempre piegarsi al suo livello, sempre lasciarsi annusare anche se è il nostro cane. Vedi le posture che assume. Lui ha già capito quello che dobbiamo fare, quindi cerca in tutti i modi di propormi qualcosa di diverso. L'importante è avere un avvinzaglio anche nelle nostre case, perché bisogna evitare in tutti i modi la classica situazione del cagnolino che non vuole farsi spazzolare e il proprietario che lo rincorre per prenderlo, perché in questo modo, ripeto, sta braccando un predatore e le sta dando un segnale di allarme. Quindi adesso prendo il cagnolino in braccio, mettendolo sempre al suo livello, sempre di fianco, con movimenti lenti. Eccolo qua. Oh, grazie. Oh, che bel braccio. E andiamo a fare il bagnetto. Come vedi, qua c'è un piano sopra la vasca, il cane non viene messo all'interno. Questo perché evita tutti gesti aggressivi per il cane che lo possono mandare lì in allarme e farlo agitare di più. Noi naturalmente qua siamo attrezzati, nelle nostre case non lo siamo, il consiglio è quello di lasciargli il guinzaglio con un collarino ed eventualmente fissarlo al rubinetto. Un piano del genere nelle nostre case lo si può ottenere usando per esempio le assi per lavare i panni, che diventa comodo per noi, quindi non assumiamo posizioni instabili, ma soprattutto, come dicevo prima, evitiamo tutti i gesti di aggressione per il cane. Adesso andiamo a lavarlo. Se riusciamo a togliere la pattolina, lui vuole scappare, ma in questo modo io riesco a tenerlo saldo. Anche tenerlo saldo senza sgridarlo, senza parlargli direttamente, è comunque un gesto che gli dà un po' più di sicurezza. Come dicevo, qua siamo attrezzati, ma ripeto, si può utilizzare un normalissimo guinzaglio agganciato al rubinetto delle nostre vasche. Così ci sono due mani libere. Questo lo appoggiamo qua. Madonna, che paura! Ecco, sempre gesti abbastanza lenti ma sicuri.